Senatrice, quali sono gli emendamenti che la Lega Nord ha presentato contro il decreto Salva Roma? Beh, innanzitutto che effettivamente il piano che deve presentare Roma Capitale venga rispettato. Noi abbiamo messo tutta una serie di misure come la revisione di tutte le assunzioni che hanno fatto nelle partecipate, il fatto di tutta l'evasione che hanno all'ATAC, l'assenteismo degli stessi dipendenti di tutte queste partecipate. Noi abbiamo chiesto tutta una revisione completa di queste spese, perché il piano che Roma Capitale deve presentare per fare la ristrutturazione, hanno confermato addirittura oggi lo stesso sottosegretario dicendo che se però non lo rispetta non ci sono sanzioni, quindi vuol dire che sarà totalmente inefficace. Noi invece vogliamo, visto che gli si consente ancora una volta a questo governo di dargli soldi, vogliamo almeno che facciano azioni effettive di riduzione spese, perché è ora di finirla che siano solo i comuni virtuosi a dover rispettare le regole e non Roma Capitale.